Siete amanti dei fenomeni meteo estremi? Volete andare a caccia di tornado e vivere una fantastica esperienza nelle pianure americane? Trebimeteo.com, in collaborazione con il Tornado Tour, vi presenta il Tour Storm Chasing Life. Ed è per questo che abbiamo qui con noi Andrea Griffa e Mauro Greco, che sono gli ideatori di questo fantastico progetto. Allora Andrea, spiegaci un po' che cos'è il Tornado Tour. Buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno a tutti gli spettatori di Trebimeteo. Siamo qui per presentarvi il nostro Tornado Tour, Storm Chasing Life. È un viaggio avventuroso, essenzialmente, quindi quei viaggi pieni di adrenalina on the road, che si terrà sul suolo americano, nelle Great Plains, nelle grandi pianure, nelle sterminate grandi pianure americane, e si suddividerà in un periodo, in due periodi da 10 giorni l'uno. Quindi andremo dal 14 maggio fino al 25 maggio e poi ripartiremo dal 25 maggio fino al 2 giugno, quindi ci saranno essenzialmente questi due periodi di caccia. Molto bene. Esattamente quali stati coprirete, percorrerete in questi 10 giorni, immagino, di tour? Esatto, percorreremo migliaia e migliaia di chilometri, perché comunque i chilometri che si percorrono tutti i giorni sono molteplici, si parla addirittura dei 500 chilometri al giorno. Addirittura? Addirittura. E diciamo staremo nella zona del Midwest americano, essenzialmente quegli stati che vanno dal Texas fino al Nord Dakota e dal Colorado fino al Tennessee. Vogliamo dare subito un'anteprima di quella che può essere questa fantastica esperienza? Che dici, Andrea? Io direi proprio di sì. Lanciamo subito il trailer. Mauro, la domanda sorge spontanea. Ci sono particolari requisiti per poter partecipare al Tornado Tour? Ma allora, innanzitutto l'età non è un requisito vincolante. Diciamo che chi partecipa a questo tipo di attività deve sapere che noi facciamo diverse centinaia di chilometri tutti i giorni per spostarci in target da una zona all'altra. Parlavate di circa 500, se non oltre, chilometri al giorno, giusto? Sì, la media più o meno è sui 500-600 chilometri al giorno, anche perché lo spazio da coprire è enorme, quindi gli spostamenti per andare in target sono importanti. Quindi diciamo che il requisito principale è sicuramente un notevole spirito d'avventura. Sicuramente sì, che poi ovviamente il sacrificio viene ripagato quando si vedono questi maestosi tornado, queste incredibili supercelle, e tutto ritorna. Beh, il mio auspicio è di essere il prima possibile del vostro gruppo, di far parte anch'io del tour. Ci contiamo. Molto bene, ma tranquillizzaci in qualche modo. Spiegaci un po', si corrono dei particolari rischi all'interno di questo Tornado Tour, di questa avventura? Allora, con le strumentazioni che abbiamo noi, i rischi non ci sono, comunque sono molto molto limitati. Bene. Perché ci danno la possibilità di fare questo tipo di attività in totale sicurezza. Molto bene, questo è l'aspetto più importante che andava chiarito. L'immagine in sovraimpressione ci evidenzia il vostro SUV, l'interno del vostro fuoristrada. Vedo fotocamere digitali, videocamere, ma cerchiamo a questo punto di capire quali sono le attrezzature che vengono utilizzate per intercettare i tornado. Possiamo dividerlo in due essenzialmente, un tipo di equipaggiamento esterno al nostro veicolo di caccia, sì, e un equipaggiamento interno al nostro veicolo di caccia. Per quanto riguarda quello esterno, senza dubbio si tratta delle stazioni meteorologiche mobili, quindi portatili, certo, che noi montiamo sul tetto del nostro veicolo. In questo modo noi possiamo avere il monitoraggio costante di alcuni dati essenziali per la caccia ai tornado, quindi sto parlando del punto di rugiada, indice essenziale dell'umidità presente all'interno della colonna d'aria. Quindi tutti quei parametri che voi utilizzate ovviamente per monitorare la situazione e programmare anche il vostro target che vi porterà quindi a raggiungere i temporali. Esattamente, quindi poter avere sotto mano viewpoint, temperatura, vento e pressione sono dei grossi aiuti che abbiamo per intercettare i nostri tornado. Certo. E questo diciamo da un punto di vista esterno al veicolo.
Andando invece all'interno del nostro veicolo di caccia, ci avvaliamo dell'uso di alcuni software di storm chasing particolari. Sì. Praticamente sto parlando di alcuni software che consentono di unire i dati GPS, quindi sì, la propria posizione in confronto, ai dati radar. Quindi noi vediamo come appaiono le celle temporalesche al radar e, certo, osserviamo la nostra posizione sulla stessa mappa radar. È un elemento imprescindibile per poter capire dove stiamo andando in confronto al temporale. Ma immagino anche che è un elemento fondamentale anche per una questione di una vostra sicurezza. Assolutamente sì, perché se un tornado è al suolo, noi sappiamo benissimo, proprio con l'approssimazione di metri, certo, dov'è il tornado rispetto alla posizione del nostro veicolo e quindi la nostra posizione essenzialmente. Molto bene, ma ragazzi, parlateci un po' della vostra esperienza, qualche aneddoto, qualche tornado che voi ricordate in particolar modo del passato. Ce ne sono veramente numerosi, ma io in genere ne ricordo due essenzialmente. Il primo è avvenuto nel 2008, il 23 maggio del 2008. Abbiamo cacciato un high risk, o severe thunderstorm, che sono quei rischi temporali violenti che vengono emessi dallo Storm Prediction Center americano, cioè sì, diciamo l'ente meteorologico che emette le previsioni dei tornado. E in Kansas abbiamo osservato ben 5 tornado in un sol giorno. Addirittura. Di cui ben 2 di questi erano tornado di scala violenta, quindi EF4. Sì. Poi il tornado wedge, quindi significa questi tornado grossi che vedete in sovraimpressione dietro di me. Ecco, ti interrompo, in questo caso i venti che velocità possono raggiungere all'interno del tornado? All'interno del tornado un F4 in particolare può raggiungere anche 200 miglia all'ora, quindi 380-400 km all'ora, che sono venti assolutamente insostenibili. Devastanti. Devastanti. Poi abbiamo visto anche altri tornado, sempre lo stesso giorno, EF2, magari più piccoli, più grandi, insomma è stato uno spettacolo incredibile, incommensurabile direi. Insomma, un'esperienza che vi consigliamo di vivere, di non perdere, un'esperienza che andrebbe provata almeno una volta nella vita. In ogni caso vi invitiamo per ulteriori informazioni a consultare il sito web tornadotour.it oppure scrivete a tornadotour@trebimeteo.com.